Bentornati qui con questo gameplay di Muradin, giocato da me. E pezzo di merda! Ho fregato il posto a Talidin. Pezzo detto di questo, merda! Siamo col team di Heroes of the Storm Italia. Come vedete, qua c'è Lord Banana, c'è il nostro buon Eric, e gli altri non contano niente. Quindi non andrò neanche a elencarvi. Non sono in TS con loro perché faccio schifo. E io non lo so, andrò a bot da solo. Bot con Typos. Allora, Muradin, come avete visto, tenenti presidenti, io prendo questo per recuperare del mana o prendo il blocco, come volete fare. Faccio il monotank, quindi ho preso quello che para gli attacchi fisici e andiamo avanti. Detto questo, bravo, ha promesso, questa è la mappa del drago, del Dragon Knight, la riconoscete tutti quanti. L'unica cosa che è cambiata con la qua c'è l'icona al centro. Ma come sta bene? No, chi è che mi ha attivato Smartcast? Vi odio. Sì. Madonna, come fai schifo per forza? Sì, odio Smartcast. Certo, Madonna di Dio. Però sì. Considera che ci ho colpito. Gameplay, dov'è lo Smartcast? Controls. Giochi e stai zitto, impari per favore a giocare come bambino normodotati, invece di lamentarti di tutto. Senti, io non ci so giocare con lo Smartcast. Non sa giocare, punto. Non che non sa giocare con lo Smartcast. So giocare meno con lo Smartcast. Smartass, direi. Allora, abbiamo detto controlli, dove cazzo è? Scusate la parolaccia. Non lo trovo, lui mi ha detto qui, ma non c'è. Considero completamente a caso, perché me ci resta, punto. Guarda gli occhi in basso, guarda se sono quelli. Madonna, una gente c'ha sta guardate che cambia interfaccia. Occhis là sotto! Dio, madonna. Advanced, vabbè, ciao, fine. Oh, schiaffi, forza, hai rotto le scatole. No, aspetta, fine. Quindi c'è quello schifo tutto col popolo. Non è bene. Dai, uccidilo. Ehi, niente, mana joy. E nel frattempo Tom Vice sta devastando, ecco, fatto, Tirandi, mentre D'Altrus si deve imbarazzare, fare imbarazzare come se ha preso scaltori. Scegli il talento. Vai, perché allora, scegli quel talento? Ah, perché scegliere questo talento? Io scelgo questo perché mi riduce il cooldown. Sì, scelgo questo perché mi riduce il cooldown degli stun. Poi magari se vai anche a fare i minion e tale Typhus, nel frattempo ci riguarda le fontane. No, metti caso che può succedere qualcosa di utile. Vai. Oh, bene, è importante stare fermi dove Tirandi mette gli stun. Ma sì, al momento la partita è abbastanza blanda, la rulla, la torre bot è stata catturata, mentre invece quella nord rimane neutrale. Nel frattempo Tirandi cerca di impedire a Dartrus di fare, non ho capito cosa, perché non sta succedendo niente. Arriva la Kerrigan. E cosa stai facendo? Non ho capito. Devo tenere il più possibile anche al posto della vita. Probabilmente mi andrò breve. 10. Oh, ottimo lavoro, nonostante la morte, questo è un nuovo schermo che è arrivato grazie alla nuova patch. Ok, questo è il nuovo schermo della nuova patch. Non è morto, ma abbiamo fatto il Dragon Knight, potevo morire, ma almeno... Vabbè, quanto meno è stato un sacrificio utile. E niente, ripartiamo, tutti pushando mid, anche il buon Dartrus sta aggredendo. Il Dragon Knight dovrebbe concentrarsi su distruggere le due torri invece di calciare il tank della squadra avversaria, perché comunque il suo tempo è limitato. E perché non vengono attaccate le torrette non ho ancora capito. Vabbè, ha deciso di prendere i colpi da tutto contemporaneamente. Niente, ha riuscito a distruggere solo un cancello quando avrebbe potuto spaccare tutto. È molto bello, vabbè, nessun problema. C'è morto il nostro Lord Banana perché ha fatto un po' troppo risoso. È uno sbruffoncello, Se vi girate, non focussare attacco, focus Tirandi. E tirare giù quella stronza. Vai ora. Allora, quello lo devi fare in maniera utile, non a caso saltellando di quei buffi. È panda, c'è entrambe. Ottimo, tenete lontana quella lì come ha fatto. Bene! Bene! Il talento control, premi control, madonna del nutellaro, col tastino del mouse. Oh, via Chen che è esplosa all'inferno. Cioè il bastone si è piantato in una torre e ora scoppia. Via giù, levati di lì che stai prendendo danni anche del più forte. Capito sullato, sei morto. Sei incappato, non grabbato. Non c'era da morderlo lui?
No. Solo 90 volte. Soltanto, e faccia. Soltanto fire! E poi su contest non va bene perché Taric è un baro, perché insieme a me doveva esserci anche lui, e infatti lui si prenderà i 91 morti. E basta, scalzi. Un giorno di sopra al 100, no. Dai, alla prossima kill che farai, in cui parteciperai attivamente, canterò un pezzo del Fantasma dell'Opera come promessa a Vanessa nel gruppo. Allora non parteciperò mai più. Perfetto, vai, Aft in base qui. Come non partecipare mai a nessun contest? A nessun fight. Che ha fatto? Stava scorreggiando fragolosamente? Ma Eric è un pazzo! È matto! Non muore. Bravo, fatti prendere da tutto, non mancarne neanche una, metti caso. Attenzione, carica, la sta sentendo! Ora deve cantare. E ora fa finire il tipo la vista da lontano. Tu l'hai detto! Lo so, ma era, speravo qualcosa di più epico, vabbè. Quello senza pena di scrivere. Mi piace molto il nome di Lily, che è tutto in maiuscolo, non dà neanche noia, tra l'altro. No. Non è che sembra che urli! No, non urla nessuno! Nessuno! No! Nel frattempo i tuoi genitori si stanno ponendo qualche domanda. Ma guarda, se devi morire così, ci vai via! Guarda Tarkus, bravo! Vai via! No! Ma perché devi rischiarla? Vai via! No, ho capito, ma non è detto nessuno di difenderti. Si schianta. Ho capito, allora che ci morite in due. Se ti ha salvato, scappa. Vai, inchiodalo con Fasta. Dai, in due. Sì, perché non ha il... Vai che c'è il cavallo, stunalo. Bom, pesce. Oh. Mi fai così e ti attacchi. Il salto è stato colpo molto più alto. Era bello. Era bello, però è merito. Vai, allora ti canto la canzone. Rosua, see your face, draw back in fear. I am the mask you wear, it's me the ear. My spirit and my voice in one combine. The phantom of the opera is there inside your mind. Bravo! Ma se vogliamo andare a campi, diamo una supposta, eh! Poverino! Tanto non vengo lì con la noce d'aglio. Allora, il nostro buon amico Wand ha mangiato aglio come la grandine, pensava fossero patatine, ci si è devastato. E quindi già so che soffro. Senza piatella, tra l'altro. Bene, vediamo che il team avversario sta cercando di prendere le torri. Ha preso la bot, ma la top è stata comunque mantenuta. L'ho mantenuta per abbastanza tempo la bot. Dai, sono stato bravo, su. Bravo. Non c'era nessuno misto, però. Complimento. Dai. Vai, tutto il gruppo appassionante, meno Dartius ovviamente, che sta guardando. Sto arrivando! Sta guardando il campo hard. Molto bene. Sì, sì. Poi è importante non guardare dove stiamo andando, vai. Ero in base. Oh! Ebbene, dai, su, questa partita mi sembra un po' blanda, come mai? Forse andiamo a prendere la Shrine Bot, che top la stanno catturando, veloci. Prendetela immediatamente. Meno male, chi è che sta, fai vedere chi è che sta contrastando il top, per cortesia? Nessuno, molto bene. Sì, ci sono andati... Ok, c'era Buon Cheng, però al momento non è bastato. Comunque ci sta andando anche lì per motivi... Team Panda! Non c'è mica fatto, siamo un Team Panda adesso. C'è l'85. Io ho già le occhiaie, quindi va bene. Pronti? Allora hai ragione te. Vai, alla grande. Ma chi c'è lì? Vabbè, appare un diavolo selvatico nell'elba alta. Così lo rimette. Non ti curare di loro, ma guarda e passa, per favore. Beh, bella questa ultima, gira, gira la ruota, vabbè, e poi c'è, poi tutti, dai. Vabbè, quell'altro ha sciupato una ultima. Che sta succedendo? Bravo, distraili che prende il drago. È stato preso, che è successo? Sì, bravi, bruffoni. Non è bene. Ora però esci di lì perché siete incastrati tra un fuoco e un culo, perché sono tutti lì. Però vabbè, non si stanno concentrando sul Dragon Knight, sperando che stavolta faccia un po' più danni che guardare quanto è bello il fratello dell'avversario. Si sta sfondando il forte della squadra avversaria. Nel frattempo le linee dei minion sono più o meno a pari, tranne una linea di un campo easy dei voti che sta pushando.
Il Dragon Knight è esploso, nel frattempo Tremon Knight, chiamato anche Lord Banana, è partito in rotolino. Vediamo il nuovo Chen su entrambi i fronti, quindi potete anche godere questo nuovo eroe che sta prendendo anche un sacco di bussate nel muso da parte del nostro team. È partito Tychus con il suo bellissimo macchinozzo che sta prendendo tutto il barbecue del buon corno avversario, che è un diablo un pochino così sbarazzino. Tutti stanno in prognosi riservata, muore. Va bene, così si fa. E il push continua perché Lily sta dispensando birra come fosse di Obama l'Octoberfest. Perciò andando avanti stanno andando a prendere il campo easy del team avversario. Quindi un push senza ritegno. Io proporrei a questo punto di iniziare a arretrare. Però Tychus se la sta prendendo di gusto. E a questo punto ecco fatto. Bisognava regalare il kill e allora diciamolo. Ma devo dare tempo per hanno tenuto tempo abbastanza tempo per prendere il campo hard top, che di sicuro darà filo da torcere sulla linea in alto dell'avversario. Nel frattempo il nostro team riesce a fuggire senza troppi problemi, nonostante i CC di Kerrigan, che se la prende con Lini, ma comunque accidenti, è stata gravata, ma riesce comunque a correre più velocemente dei propri avversari. Falstad si frappone nel mezzo tra i due e nonostante il cancello e il leap riesce comunque lì a salvarsi. E fa schifo! L'araldo dello schifo. Sono qua per giudicarvi, ditemi figlioli. Ma tutto inizia a diventare insipido. Un po' la lanterna gialla del vomito. No, guarda che giallo è un colore del giallo, lanterna. Un colore di merda, solo per quello. Lanterne gialle sono fighe, la stessa. Ma è il colore giallo. Ma è lanterna marrone. Da come è basso non si vede. Il bottino. Però. Da come è basso non si vedeva. Ma chi? Muradin. Ma c'erano gli ogri troppo alti. No, è che ci hai messo a chiacchierare, scusate. Sì, no, non ce ne stava fregando un cazzo in questo momento. Ecco, giustamente tanto si butta tra due perché il campo easy non sa da fare, quindi il grande sta facendo delle saccagnate nel collo contro un eroe che non sa nemmeno cosa fa. Assolutamente, è importante prendersi tutto il fuoco di diavolo. Di quell'eroe? Sì, grazie, nel frattempo, vai. Dopo che è morto adesso! La botte che avete visto è l'ultima. E quella sarà inteso già da poi c'ha un calcio che salta. La merda, il cazzo, il calcio è lo schifo. Ecco, anche lui c'è, ma perché nessuno prende la split che secondo me è più forte? Vabbè, perché tra l'altro è incontrollabile quella mossa lì. Un ottimo gap closer per Lord Banana che prende il diavolo e lo sfonda di legnate nella faccia. Siamo due ciccioni e tu non ci passi. E io è troppo grasso! È troppo grasso! Rimanendo. Oh mio Dio! Rimanendo sotto, ho capito il casino che facciamo. Sentiva tu. È normale. Si sente benissimo. È bene, si deve sentire, sennò che siamo qui a fare? Scusa, se volevamo guardare qualcuno di calmo, guardavamo l'albero azzurro. C'è Dodò. Ma che muore! Kerrigan esplode all'inferno per colpa. Se volevo star zitto, andavo a messa. È molto bene, però Dartius sta avendo la peggio perché è mezza presa. Giustamente si è piazzato meglio nel mezzo. Ma c'era che Lili! Tutti lo colpissero con te. C'era Lili! E poi mi sono reso conto che era senza mano e allora mi sono sacrificato per fargli il Mountain Bike si è scappato dietro il caso, per rotto della cuffia. Il Chen sta cercando di scappare, ma. Ma c'è l'abilità che beve dal barilotto. È sicura. Esatto. Lord Banana sta nell'area giustamente della OE avversaria per avere il più grande possibile. Nel frattempo, Tirandi cerca di bloccare disperatamente la presa del Dragon Knight, che sarebbe il terzo per il gruppo, contro zero dell'avversario. È abbastanza sbilanciata questa partita. Diablo, come al solito, fa i suoi rutti al plutonio, ma viene devastato dagli schiaffi della sua prima. Madonna, devo giocarlo io. Fast. Vabbè, io devo giocare Muradin, ma qualche grassone si è frapposto nel mezzo, tipo gli Snorlax, da svegliare col flauto. Senti, Muradin, mi hanno detto che io ho la pancia di Muradin, o Muradin ha la mia pancia, che è vero, infatti usa la pancia per impedire gli altri. È condivisa. Okay. Oh, finalmente il terzo Dragon Knight sta pushando come l'arena su queste povere torrette che vengono devastate in pochi colpi. Kerrigan cerca un attacco al retrovie per motivi ignoti. Una ultimate missata e una morte inutile, probabilmente per l'embolo dovuto a questo sforzo immane di lanciare l'ultimate. Quindi Dragon Knight continua ad attaccare indefesso il forte avversario. Te dove stai andando in mezzo a tre, ci vai via per favore che ti sfondano, guarda, bravo, l'hai presa in pieno lo stun, molto bene. Ma perché Lord Banana non si concentra sul torrino piccolo, che ora è anche senza munizioni? Ah già, è vero.
Sarebbe necessaria una fuga, una ritirata strategica. Liri salva il gruppo come al solito utilizzando la sua ultimate. Nel frattempo Lord Banana cerca di distrarre gli altri, che Lord Banana, che ricordiamo essere il nostro buon amico Eric, nonché capo banana de... esatto, sta streamando. Sì, stiamo streamando. Siamo in contemporanea. Oddio, pensa, passa bene, si è offesa, indifferita. Siamo on air. On air. Sì. On air. On air. Perché lo fa l'inglese? Dragon air. Ecco, ottima Marte. Sei immolato per niente questa volta. E vabbè, nel frattempo Kerrigan caga fuori dal vaso per la 20ª volta, cerca di prendersela con Lily per motivi ignori, perché, Lauda però no, che si sa, ma prende anche degli schiaffi anche secchi. Ma il team avversario, composto comunque da 4 giocatori quasi full vita, continua ad attaccare e perdito accidenti. Accidenti. Oh, finalmente il contrattacco. Il Mountain Vice è ripartito col suo Odin, inizia a massacrare di saccagnate nella schiena corni avversario. Mi piace chiamarlo Corny piuttosto che Diavolo, perché è un bel nome Corny. Nel frattempo c'è il... Cioè, solo se è Corny. Fa schifo. Invece no, giustamente prende degli schiaffi barbini. Nel frattempo, gli avversari cercano di distruggere l'Odin, ma non ce la possono fare. L'Odin sotto forte non sa da fare. Ma anche perché, voglio dire, dobbiamo alzare prima quello e poi i Tychus che c'è dentro, tipo un Kinder Sorpresa della Morte. Non ho capito. Più forte di spara. E oh, certo. La prossima la faccio io col Fastad. La prossima, implicando che... La prossima bisogna lavorare, sono io che è divertissimo. Guarda qua, lavora. Lavora! Aia! Tanto non dobbiamo streamare tutta la notte. Tanto l'ho già morso una volta. Un anche solo 89. Ma li ha presi? Scalzi. Cioè, il post è arrivato. Ma lui ha vinto tantissimo. No, di me, non è perché il post era bello, non è perché mi piace a prescindere. No. Non era pilotata la cosa. Io protesto formalmente. Sei un grafico. Fai la grafica, no, ragazzi. Io protesto perché. Io protesto perché poi era. Ci vuole l'intera nuova quando è finito. Aia! Facciamo un massaggino rilassante. Desa. Poi dopo caga. Dimmi. Se però, ma tu non hai ascoltato il messaggio che ti ho scritto ieri, vero? Non mi ricordo cosa mi hai scritto. Vabbè, sei vestito in maniera non consona a quello che ti ho chiesto, quindi... Sei inutile come un culo senza buco. Ma tu non m'hai scritto ieri. Sì. Cioè, ma non hai ancora capito che devi chiamarlo. Sul gruppo hai scritto su... Il culo senza buco. Se scrivi sul gruppo me li perdo in spam. Sì, per essere sculacciato con rabbia. Un bel culo e poi... Un tipo neanche nel muso, apposta. Tranquillo. Puoi fare tit fuck. Dio me. Tre corni. Vai, è ripartito il rotolino dell'amore verso Bastard, che deve morire perché tutti lo odiano. È morto Bastard. E beh, ha preso schiaffi come l'arena. Nel frattempo il gruppo avversario rimane unito, al contrario del nostro, che inizia a sentire la difficoltà di restare tutti assieme appassionatamente. Nel frattempo Top, cosa sta succedendo? Nel frattempo beviamo Flyway. Sì, che devo digerire 4 piatti di pasta. Forza. Vai. E vi tenete questa porca miseria, ma dai, si può vedere. Vediamo che succede. Top la linea viene pushata dal campo hard insieme all'Hard Banana, che sta spingendo come un bambino in procinto di nascere per andare a sfondare la linea top. Nel frattempo il buon D'Arthur sta finito di bere, di farsi i cazzi suoi, e quindi parte da solo contro tirande e due cicciobombi. Nel frattempo Tom Vice viene grabbato da Kerrigan. Ma questo è riuscito! Quello da dove è uscito? È uscito dal fatto che vanno insieme. Vai, e ci vediamo un altro. Dov'è Corny? Da solo, no? Ah, come bello. Ah, sì, allora dammelo. Vabbè, meglio. Comunque, veramente buono. Vediamo se il sindaco. Nel frattempo 2 contro 1, Corny è immortale. Oh, comunque Diablo 3, Corny 4. Vai, pronti. Sacca di Corny. Va bene, detto questo ci stanno pushando in maniera proprio schifosa. I tuatti ci stanno dentro proprio. Vai, 100%. Viste, fa il vortex loro, eh. Oh, bello, il loro primo drago. Accidenti, il loro primo drago, che potrebbe essere decisivo, perché qui quando uno muore i tempi di response sono biblici. Perciò Lord Banana viene spinto con rabbia da una combo di Chen e Diablo amicidiale, che lo schiaffa contro il muro e non ce n'è più per nessuno. Nel frattempo, il loro drago ha perso la bussola, è tornato indietro. Ma cosa sta facendo quel drago? Cosa sta facendo? Bastard è un amico di Eric, Banana? Sì, sono tutti... Lo puoi offendere? Cioè, posso? No, devi, è obbligatorio. Vede, sono indifferito. No, perché io mi ricordo la partita che ho fatto io con Bastard e sto vedendo questo con Bastard.
Nel frattempo aveva tirato una ulti che comunque ha abbassato un po' la vita di, dell'avversario senza fare grossi danni. Attenzione, muore Falstad e rimane in prognosi riservata il buon Chen. Nel frattempo D'Altro se le sta prendendo secche. Non c'è teamfight, non c'è comunicazione. 4 contro 5. Siete sempre i 2 contro 5, magari fossero in 4. Nel frattempo stanno ritirando, l'avversario sta riguadagnando. Non solo ha riguadagnato terreno, ma li ha superati, perché adesso l'avversario è a livello 21, loro sono al 20. Ci tiene a morire. Io fai un giro sui campi mercenari a vedere il cast. Quelli lì stanno pushando dall'82, sono arrivati all'inizio partita, è sempre lì, non ha tolto nessuno. Nel frattempo il push di tutto top bene. È veramente inizia a essere veramente aggressivo. Le torri stanno arrestando praticamente. Meno male che il loro drago non è andato subito sulle torri, perché sennò vi apriva come una. Il loro drago ha aperto la busola a un certo punto, ma comunque un drago è sempre un drago. Come dice Cicciolina, dietro line. Passa. È rimasto solo quello da sniffare, va bene? È uguale. Questa. Non c'è quello. Guarda, c'è un'altra piana nel cestino volendo, eccolo lì. Non è neanche schizzato tutto checco di Flyway. Un è bene. Ora deve farlo. Vai, la dai qua di campo. 89. Non ci stanno sulla calcolatrice. Vai, stanno tutti male. Stanno usando troppo, ma quella carbonella di Corri. Ma ci uscite dal cazzo di... Bravo. Buono, un'ottimo ultimate. Peccato che è abbastanza inutile, perché Tartarus deve scappare. Ottimo, double kill. Dai, ce la sta facendo. La loro arroganza potrebbe costarli caro. Una partita ribaltata. Hai pensato bene lo stun? Attenzione, non stare nel... routing, vai via di lì. Attenzione, ciao. Riposizionato da Diablo 3-4 volte. Dai che c'è il DPS. E anche sull'altalena al parco giochi si salva per rotto le cuffie. E Tychus devasta. E Tychus si arrabbia. E ora sono cazzi per tutti. Schiaffi come la mina a Chen, che non può fare niente se non soffrire mentre il buon Darkness si apre pinqua verso di lui. È una sfida tra cavalli, povero il suo cagnolino. Non ci arriva. Cu paloma. Non ci arriva. Cioè, devi saltare prima. Ma è... Conta. Ora no, sì, c'è prima no, c'è Risa. Ok, le scene si attivano tra 25 secondi e i campi mercenari sono tornati. Quindi adesso la scelta è drago o mercenari. Entrambi sono importanti. Lili si è messa a fare da sola, una cosa abbastanza inutile, perché comunque i campi mercenari vanno fatti velocemente. E chiaramente un support non è in grado di farlo in maniera efficace. Meno male che Darkus, che giustamente sei un warrior, tanto si chiama Morte Rosa. Sì, esatto, sì. In maiuscolo, perché vorrete Morte Rosa! Schiaffi come l'arena, è rimasto soltanto un cavaliere, ci stanno mettendo un'eternità, madonna quanto ci stanno mettendo! Nel frattempo il campo bot viene raccolto dal team avversario, che sono in conflitto con i nostri. Falstad è una sfida all'ultimo sangue con Chen avversario, che se ne sbatte le palle della sua ultimate e rotola verso l'orizzonte. E poi non succede nient'altro, perché Kerrigan e Falstad sono rimasti sotto a farsi una passeggiata. Supponendo che ora non arriva il drago portale. Tirandi sta prendendo a calcio nel culo la povera Pink Death. Nel frattempo Dartilus va ad usare il mughetto. C'è un attacco da parte top di un campo di mercenari, un attacco anche doppio attacco da bot, cioè hanno preso tutti i mercenari possibili. Nel frattempo la Shrine Top è contestata da... si sciolgono. Adesso arriverà il terzo drago sicuramente, perché comunque sia le skill va in base a quanto che è quello che giocano per una mina, e Chen cerchiamo di riprendere la Shine contro Diablo, ma chiaramente non ce l'ha fatta e sta iniziando a diventare veramente pesante la situazione. Dario si è fatto sgamare come un pezzente. Ma no, vai, non è arrivato neanche il Rip Train a tutta velocità verso il suo deretano. Ah, dopo Nop Train, Rip Train. Sì. Mi sa tutto che per dire. Una partita praticamente vinta. Ricordiamoci, Rip Train è Snow Brakes. Esatto. Anzi, acciaio e basta. E il Dragon Trainer continua a pushare, perché bastano gli ogri per ammazzare. Sì, no, non c'è neanche la valle degli orti degli ogri lì, guarda. Hanno cambiato anche. It's Ogre! It's Ogre! Hanno cambiato, Madonna, anche le regole del Nexus, le sapete? Quali sono le regole? Non c'ha la rigenerazione della barra della vita, soltanto solo dello scudo. Ottimo, anche perché uno si è subito esaurante, non è che poi sì. Vai. Una neanche la salsaiola di 50 vite. E questo è il
come si gioca più o meno No Muradin. Grazie per averci seguito, insultiamo ancora una volta i ragazzi di Heroes of the Storm Italia, cioè adesso gli vogliamo bene, ma fanno schifo a giocare. Chissà quanti ti ne hanno tirato in live. Ma infatti noi siamo nello capo. Ah già! Scusate, no? Facciamo schifo tutti insieme. Prendi pasta e dammi sto posto. Grazie per averci seguito e alla prossima puntata di Heroes of the Storm. Quindi Ricky Gold.